Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric e benvenuti in questa nuova puntata di Europa Universalis 4. Possiamo finalmente continuare la nostra introduzione, che al momento si sta trasformando quasi in una campagna, però sappiate che potrei interromperla da un momento all'altro, perché a me piacerebbe fare una campagna effettivamente o con... anzi, quasi sicuramente la farò con Venezia, visto che sono di Vicenza. Insomma, mi piacerebbe cominciare qualche cosa con la Repubblica. Sarà per me una cosa nuova, perché oltre ad avere, diciamo, una... sì, una Repubblica, e quindi è già un qualcosa diverso rispetto a un regno, avremo anche a che fare con un qualcosa di un po' più piccolo e magari un po' meno potente, sicuramente molto potente a livello commerciale, ma a livello militare sicuramente poco potente. Molti di voi mi hanno dato dei suggerimenti, come per esempio: ah, spacca il culo agli aragonesi. Allora, niente mi farebbe più piacere e giuro che mi ubriacherei io stesso se riuscissi a fare una cosa di questo tipo, però vorrei far notare che Aragona è bella potente per un motivo, anzi per più motivi. Allora, la prima cosa è che loro sono alleati con il Portogallo, che sono anche i nostri alleati. Allora, in realtà questo non è, è nulla di più semplice, perché in realtà se io do motivo di stuzzicare abbastanza Aragona, a fare in modo quindi che sia Aragona ad attaccare me e non io lei, il Portogallo automaticamente si schiererà dalla nostra parte, per cui mi darebbe manforte. Però qual è il problema? È che Aragona non è che si ferma qua. Aragona ha anche il Golfo di Maiorca, quindi ha Maiorca per l'appunto. Ha la Sardegna, ha la Sicilia con altre due regioni, ma il Regno di Napoli, ragazzi, è in unione personale, sì, con Aragona, cioè quindi è un feudatario dell'Aragona. E Napoli non è che sia proprio il Regno di Napoli, non è che sia proprio una mezza cartuccia, anzi, ha una bella flotta, ha un gran bel po' di truppe, per cui io non ci scherzerei tanto al momento con Aragona. Dico al momento perché se io mi vado ad espandere a sud, sul Marocco, adesso io sono andato un pochino avanti, ragazzi, siamo al 18 aprile 1455, un po' più avanti rispetto a prima. Infatti il mio esercito l'ho portato qua, ci ho fatto qualche truppa in più, perché avendo conquistato adesso queste tre regioni ho avuto possibilità di acquisire un po' più truppe. Io avrei intenzione in realtà di continuare la mia reconquista e quindi andare a prendermi, dunque, ecco, allora sicuramente Tangeri e Melilla, ok, sicuramente. Per cui io direi adesso puntiamo a questo. Allora, ho sempre delle possibili rivolte. In realtà sono bassissime le probabilità di rivolte a Granada. Io ci lascio comunque queste 2000 unità, giusto per tranquillità. Ho spostato le nostre navi qua. Siamo già pronti per poter fare battaglia, eventualmente. Vi dico però che quasi quasi, per non diminuire... Beh, abbiamo un bel po' di soldi in realtà, per cui io punterei a fare un altro paio di truppe. Vediamo un attimo come siamo messi qua. Che cosa abbiamo? Abbiamo 17.000 di fanteria e 6.000 di cavalleria. Allora, la cavalleria non è male. Allora, facciamo così, facciamo una di cavalleria qua e facciamo una di fanteria. Una di fanteria qua. Ne facciamo un altro paio, ok? Così da poter essere sereni e tranquilli, visto che comunque 29 su 32, rimango su 31, sono sempre sereno. Ok, sono sempre sereno. In realtà qua noi potremmo anche costruire delle navi e facciamo un'altra cocca, per esempio. Visto che di soldi ne abbiamo, un'altra cocca non mi dispiacerebbe per facilitare il trasporto. Ovviamente trasporteremo sempre in territorio portoghese. Allora, in più noi abbiamo anche, scusatemi che metto in pausa, possiamo investire in una nuova tecnologia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo abbastanza punti diplomatici o abbastanza punti militari da poter investire questi punti per creare nuove tecnologie. Allora,
Questa tecnologia sarà praticamente mercato e molo, ci permette di aumentare il range per il commercio. In più ci dà la possibilità di poter costruire il molo e costruire il mercato nelle varie regioni. Non è male, non è male. In più anche c'è il discorso militare, dove possiamo costruire, per esempio, nelle varie regioni l'armeria che ci aumenta di più 25 la manodopera, cioè il manpower, questa cosa qua in cima, ok? Il tempo di reclutamento è di meno 5% e anche il costo del reggimento è del meno 5% dovunque ci sia costruita l'armeria. Non è male né l'uno e né l'altro in realtà. Quanto ci viene a costare, però? Ci viene a costare. Allora, abbiamo una serie di sconti, 532. Rimaniamo un po' a secco, per cui io aspetterei un attimo in realtà, anche perché a me interesserebbe soprattutto questo, però ho usato tanto, ho usato davvero tanto il potere amministrativo in passato, per cui dovrò aspettare un pochino. Allora, intanto io ho alzato a manetta il rapporto che ho con lo Stato Pontificio, infatti abbiamo un bel po' di punti. Come vedete abbiamo 45 punti su questo cardinale, tanto che anzi 5 punti glieli do ancora giusto per simpatia. Adesso vorrei poterci fare anche un'alleanza, a dire il vero, con lo Stato Pontificio, perché averci l'alleato, visto che io voglio puntare su un discorso religioso molto potente, non mi dispiacerebbe. Il problema è che lui in questo momento è in guerra con la Provenza. Allora, questa Provenza, fammela vedere. Eccola qua. Allora, la Provenza è in tregua, va bene con l'Inghilterra. Allora, ecco, sì, io pensavo che la Provenza fosse vassalla della Francia, ma in realtà non è così. Perché guardiamo appunto la Francia, vediamo che come vassalli manca la Provenza, per cui un'alleanza con il papato ci potrebbe anche star bene. Però vorrei capire un'altra cosa, perché vedo che è in guerra con. Ah, ecco perché, Provenza, Lorena e Toscana, perché giustamente la Toscana, vedete, ha come alleato la Provenza e quindi sta partecipando. Però mi pare di vedere che il papato sta facendo merda della Toscana. Allora, ragazzi, visto che ce l'abbiamo, io una bella azione di alleanza la farei con il papato. Potrebbe essere una spina nel culo, questa cosa. Però giochiamocela. Perché. Ok, ha accettato la nostra offerta di alleanza militare. Molto bene. Allora, che vengano pure anche a darmi fastidio se vogliono. Allora, questi adesso li possiamo mandare qui. E questi li possiamo unire. Abbiamo 18.000 uomini e 6.000 di cavalleria. Adesso arrivano i 7.000. Allora, io non appena arriverà il momento giusto, il 25 ottobre 1457, ma perché così tardi? Ci vuole ancora un sacco di tempo, cazzo. Io voglio attaccare. Allora, sapete cosa faccio? Mando con una bella azione di influenza, no, anzi con un'azione segreta, nel frattanto, creare una rivendicazione a Tangeri, intanto. Ok. Mio re, abbiamo tristi notizie. Il generale è morto! Alvaro de Luna! Allora, va bene, non è un problema. Non è un problema perché adesso abbiamo la possibilità di prenderne un altro. Lo pagheremo 50 punti militari, d'accordo. Però non ci costerà nulla il mantenimento. Non è neanche male. Non è neanche male questo generale. Per cui, allora, adesso intanto uniamo queste truppe e ci mettiamo questo generale qua. Ok. Allora, abbiamo mandato un nostro diplomatico a creare una rivendicazione a Tangeri, in modo tale che quando attaccheremo non saremo visti così proprio di merda, perché abbiamo questa rivendicazione, insomma.
Anzi, se avremo il tempo, la farei addirittura anche per Melilla, che così siamo già a posto dopo, non dobbiamo rifarla in futuro, ma la possiamo fare subito, anche perché ho intenzione di attaccare di modo tale che... Ah, qua stanno riconquistando, ok. Ho proprio intenzione di attaccare e prendermeli direttamente tutte e due, senza star qui ad aspettare. Ok, abbiamo anche una nuova na nave, quindi abbiamo 7 cocche adesso, trasportiamo 7.000 uomini per volta. Allora, vediamo un attimo, commercialmente parlando, va bene, non siamo messi male, guadagniamo abbastanza, ma abbiamo anche abbastanza soldi, a dire il vero. Allora, aumentiamo un pochino il tempo. Quanto ci si impiega qua? Sì, mamma mia, ce la facciamo in tempo. Ce la facciamo in tempo anche per migliorare. Allora, qua stiamo migliorando anche le relazioni con Vienna. Ok, facciamo così. Diminuiamo un secondo, fammi vedere un pochino. Vienna, come siamo messi? Abbiamo un più 88, ma ci vedi ancora. Allora, sai che ti dico? Tornami. No, scusatemi, non era in pausa. Tornami un attimo, che ti mando già da subito a Melilla a fare un po' questo lavoro. Velocizziamo. Allora, oh, il rischio di ribellione ormai non c'è più. Questi sono territori ormai che sono nostri. Ok. Allora, facciamo... Come nulla rivendicazione, non possiamo farlo. Ah, ma no, la stiamo... Cioè, non possiamo farlo uno, ne possiamo fare uno solo, uno per volta. Ok. Allora... Gli elettori hanno eletto... Come nuovo imperatore... Del Sacro Romano Impero. Vabbè. Mi interessa poco o nulla. Anche la Savoia è alleato con Ungheria e Stato Pontificio. E potremmo migliorare i rapporti anche con loro. Magari facendo anche un bel matrimonio. Allora, non ti chiedo l'alleanza, ma un... No, matrimonio reale no. Perché siamo neutrali e c'è una certa distanza. Allora, ti mando a migliorare un pochino le relazioni, vai. Vediamo se serve a qualche cosa. Allora, siamo nel 1000... Ok, sta per finire la tregua. 1457. Quanto cazzo manca qua, si può sapere? Ce ne vuole un bel po' di tempo. Oh, allora, fermi tutti. Allora, Bishop of Toledo. Allora, il vescovo di Toledo. No, assolutamente questo. Va benissimo. Visto che abbiamo un po' di punti, li spendiamo. Vedete che essendo alleati al Papa abbiamo un sacco di punti. E presto avremmo... E qui non mi ricordo cosa vogliono dire i colori. Allora, quello verde è perché è nostro, è fedele a noi. Questi sono inglesi. Ah, perché il Papa è inglese, effettivamente. Dai, è vero, è vero. Ecco perché ha una forte influenza l'Inghilterra sul papato. Chissà com'è messa l'Inghilterra, tra l'altro. È una cosa che potremmo in realtà scoprire. Anche se adesso c'è ostilità. Allora, facciamo così. Madonna, sta rivendicazione mi sa che non ce la facciamo a farla in tempo. No, l'81%, dai, forse ci siamo. Sì, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Siamo abbastanza sereni. Io vorrei vedere più che altro l'Inghilterra com'è messa. Che potrei eventualmente richiederci un'altra volta alleanza.
Eventualmente. Allora, facciamo così, vediamo. Allora, tu sei alleato, è vero, con l'Inghilterra, esatto, e con Aragona. Allora, facciamo così. Richiamiamo un attimo questo e proviamo ad andare a vedere di migliorare i rapporti con l'Inghilterra. È vero che ti ho lasciato proprio nella merda quando magari ci avevi più bisogno, però... Allora, ho una rivendicazione su Tangeri, molto bene. Abbiamo un casus belli con il Marocco, benissimo. Ho rivendicato delle province che non possiedo. Ok. Benissimo, vediamo se riusciamo poi a recuperare. Sì, ma va benissimo, d'accordo. Vediamo poi se riusciamo a rivendicare anche tutte e due, insomma, ecco. Allora, ferma tutte, adesso li ho tutti e due liberi. La prima cosa è Inghilterra e miglioriamo le relazioni. Manda. Perché dubito che l'alleanza, infatti, credo che... hanno una reputazione nei nostri confronti che è pessima, quindi dovremmo fare una cosa veramente, veramente... Mamma mia. Ce ne vorrà tanto, eh. È quasi più facile forse... Migliorare le relazioni con l'Inghilterra, con la Francia, che non ci vedono proprio bene, comunque. Allora, vediamo qua. Creiamo una rivendicazione anche per Melilla. Ok. Così possiamo conquistare entrambe le cose senza particolare problema. Allora, abbiamo detto che è ottobre del 57, quindi ci vuole ancora un bel po' di tempo. Velocizziamo. Uff, ce ne vorrà qua di tempo prima di migliorare in Inghilterra. Autosalvataggio, ok, ragazzi. Allora, purtroppo adesso non vedete grande... Grande azione, ma ci stiamo preparando per un'altra battaglia. Mamma mia, miglioriamo pochissimo veramente per volta. Ah, ferma tutto. Allora, problema della Lituania. Ancora. Allora, uno e due. E te ne metto anche un terzo, vaffanculo. Così ci metterai anche un bel po' a... Ok, va bene. Stiamo guadagnando un bel po' di soldi e adesso abbiamo anche parecchi punti. Allora, punti militari, ne abbiamo parecchi. Allora, facciamo così. Mi sta bene, facciamo questa tecnologia. Allora, questa tecnologia ci permette di costruire e di aumentare quindi le nostre entrate finanziarie, ragazzi. Direi che possiamo anche già cominciare a costruirlo, per esempio su, diciamo, le regioni un pochino più floride anche. Allora, per esempio, se noi costruissimo qui edifici... Un bel mercato. Aumentiamo il valore commerciale di 1. Questo ci costa 10 punti diplomatici e 51 denari. Allora, non possiamo costruirlo come vedete a grande velocità perché il potere diplomatico non ne abbiamo così tanto. Però possiamo cominciare a fare un qualcosa. Quasi quasi io spenderei anche i miei punti militari a questo punto. Di modo da migliorare un pochino le tecnologie anche militari. Allora, armeria, 3 province, il mercato in 3 province. Sì, ok, abbiamo capito, va bene. Tra l'altro, se non vado errato ora, abbiamo questa possibilità. Fatemi vedere una cosa. Oh, ecco, sì, esatto. Nella fanteria medievale abbiamo la possibilità di scegliere queste due
Vedete, allora vi faccio vedere. Possiamo scegliere delle diverse truppe da addestramento, praticamente, trasformarle in qualcos'altro. Allora, o la fanteria medievale, che è un più uno al potere offensivo, alla morale, scusatemi, difensiva, e credo anche difensivo e offensivo, cioè hanno uno in più di morale. Offensivo e un altro in più sì, e uno in più al morale difensivo. C'è la possibilità di fare anche quest'altra fanteria invece che ha due di potere offensivo, quindi questa è specifica per fare gli attacchi, ok? Non sarebbe male visto la nostra intenzione. La cavalleria si fa una cosa del genere. Che come vedete, esatto, c'è la cavalleria che è puntata quasi tutta sul morale, migliorare il morale offensivo. Io al momento quasi quasi lascerei così. E aspetterei perché non ho tanti punti potere militare, quindi non costruirei più di tante fortezze al momento. Aspetterei che vada avanti questo discorso. Allora, qui quanto tempo ci vuole? Ancora 77. Vabbè, ma intanto noi attacchiamo Tangeri e ce ne sbattiamo proprio la ciolla. Anzi, sapete cosa comincio a fare? Comincio a prendere le mie truppe. Le porto qua. Ah, sì, le mie navi, scusatemi. E le truppe le comincio a imbarcare e le faccio arrivare. Allora, aspettate che diminuisco il tempo. Le faccio arrivare qui, visto che fra un po' come si dice, la tregua finisce. Ok, rientriamo. No, cosa stai facendo esattamente? Perché stai entrando in porto? Ma tra l'altro io ho tolto questa cosa del porto o no? Mi sembrava di sì in realtà. Allora, aspettate, facciamo così. Pausa. Ah no, me le ha fatte già trasportare così in automatico. Che bello. Comodo. Allora. Volevo per l'appunto chiederti di accesso. Offre accesso. Annulla diritti di accesso navale. Non ho diplomatici da inviare. Tu per favore tornami. Come il vento, per favore. Perché se non ho. Devo annullarli immediatamente perché qua li pago. Abbiamo una rivendicazione. Perfetto. Adesso possiamo attaccare quello che ci pare. Abbiamo entrambi i diplomatici liberi. Questo benedetto accesso navale non mi piace, comunque sia. Intanto facciamo così. Ok, ferma. Ah, non possiamo cancellarli finché abbiamo truppe nei loro confini. Vabbè, non importa. Non importa. Allora, niente, rimandiamo uno di questi a migliorare le relazioni. Ok, e noi intanto continuiamo le nostre traversate. Con tutte le nostre truppe. Ok. Con questo dovremmo aver finito. Ok. Perfetto. Allora, adesso stiamo sereni per un attimo, perché adesso io vorrei attaccare entrambi questi territori, sperando che loro non possano far nulla. Quindi facciamo così. Smezziamo gli eserciti. Ok.
Sono 24 in totale, li smezziamo 12 da una parte e 12 dall'altra, perché così le conquisterò più velocemente. Facciamo una bella guerra, cosa dite? Dove però chiamiamo anche gli alleati. Per la conquista di Tangeri, perché è la prima cosa che voglio conquistare, ovviamente. E possibilmente poi chiederemo comunque a entrambe le cose. Per cui facciamo una bella dichiarazione di guerra, ed è fatta. Per cui una di qua e una di qua. Adesso però voglio vedere. No, scusami, tu devi muoverti di là. Ok, adesso però voglio vedere con chi sei in guerra tu ora. Solo con me. Perché è giusto, gli Aragonesi e il Portogallo erano in tregua. Questa non l'avevo valutata, ma non importa. Non importa. Siamo io e Navarra, vabbè, ma contro il solo Marocco, fortunatamente, non dovremmo avere grosse difficoltà. Allora, ragazzi, io spero come sempre che il gameplay vi stia piacendo. Sto cercando di riportare dalla nostra parte l'Inghilterra. Chi cacchio è che ti sta facendo tutto sto culo a te? Miseria, in guerra contro la Provenza, ma stai. Lo stai subendo tantissimo perché probabilmente. Allora, tu come alleati hai soltanto l'Ungheria e lo Stato Pontificio. Vediamo questi come alleati, che cos'è che hanno? La Baviera e la Toscana. Il papato com'è messo qua? Cazzo! Occupato dalla Toscana. Mi sa che perdi un bel po' di roba, sai. Cazzarola, sembrava che stessero vincendo, e invece no. E invece no. Vabbè, non importa. Pazienza. Scusatemi che io qua allora accetto. Ma non avevamo già detto. No, mi è cambiata? È stata cambiata? Ma no, ma che brutto. Ma Alicante. Alicante. Dove cazzo è Alicante? Scusatemi. Ma no, ma Alicante di Aragona, non ci penso neanche. Controllore papale. L'unità religiosa. Per il momento niente, perché ce ne manca di tempo. Vabbè, comunque sia, la guerra la portiamo avanti lo stesso. Noi ce ne sbattiamo la ciolla. Allora, ragazzi, come sempre, consigli, mi raccomando, i consigli. Postatemeli qua sotto o anche su Facebook se vi fa piacere. Vi ricordo sempre che in descrizione trovate il link anche per Facebook. E noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima!